non sempre possiamo scegliere con largo anticipo le nostre battute di pesca. Il tempo, gli impegni a disposizione ci limitano tanto in questa scelta. Oggi tuttavia sono riuscito a recuperarmi un paio d'ore e provo in questo spot dove sono stato già tante volte, ma purtroppo non sono mai riuscito a catturare niente. Speriamo che oggi sia la volta buona, o perlomeno ci proviamo. Vediamo come va, seguitemi in questo video. Allora, sono appena giunto sullo spot. Oggi mi trovo in una scogliera artificiale vicino a uno sbocco di acqua dolce, vicino a uno scarico, e le condizioni di mare sono quelle di una scaduta avanzata. Nei giorni scorsi c'è stato parecchio mare che ha reso praticamente impescabile molti spot qui nella zona, e oggi è uno dei primi giorni in cui il mare sta tendendo a diminuire la sua forza. E tuttavia, comunque, non avendo i waders non sarà una pescata semplice, perché ancora c'è un bel frangente che sbatte qui sugli scogli, e speriamo di riuscire a fare qualche lancio senza doverci fare il bagno. Ho montato la canna e adesso innesco la mia esca artificiale e inizio subito con dei minnow. Qui il fondale varia tra il metro e mezzo e i 2,5 metri, 3, per cui a portata di lancio un'esca che riesce ad andare in pesca tra i 70-80 cm di profondità è l'ideale per andare a sondare la fascia di mezz'acqua. Un'esca palettata come un minnow mi riesce a entrare meglio in pesca, perché ecco, mantiene meglio la corrente, l'onda, la risacca, ed emettendo delle vibrazioni viene richiamato dal predatore eventuale che si può trovare in questa zona. Inizio con Tide Minnow, amico di tante avventure. Obiettivo di oggi: spigola e serra. Vediamo come va questa battuta di pesca. C'è parecchia risacca, c'è parecchia onda, sono un po' al limite. In queste condizioni, con il minnow bello palettato, basta anche un semplice recupero lineare, non troppo veloce. Minnow che tiene bene la corrente e che riesce a emettere belle vibrazioni. Questo è, secondo me, un'esca ideale per queste condizioni. C'è anche tanta sospensione, tanto sporco. Ah. Quando prendiamo lo sporco, ovviamente si vanifica la nostra azione di pesca, tutto inutile.
con il lancio cerco di arrivare dove si crea quel giro di sacca lì fuori. C'è una scogliera frangiflutti a 50-60 metri e si crea in quella zona un bel giro di corrente, una bella risacca. Cerco di arrivare subito dopo quella zona di corrente, magari c'è qualche pesce in agguato in quella zona, qualche spigola magari. Ho visto che c'è molta sospensione, c'è molto sporco, quindi quando lancio con molte probabilità prendo spazzatura sul filo. È cominciato a piovere. Ancora un'altra cosa a sfavore della mia uscita di pesca. Tuttavia ormai siamo qua, ci facciamo ancora qualche lancio. Faccio un cambio di esca, Realis jerkbait. Queste condizioni penso siano ideali per la regina, soprattutto per la spigola. Sto provando e faccio ancora qualche lancio. Se la pioggia non smette, purtroppo devo fare dietro front perché non c'ho nemmeno i waders e mi sto facendo davvero il bagnetto fuori stagione. Faccio ancora qualche lancio, dai. Thank you.
L'esito della pescata di oggi è praticamente drammatico, perché a un certo punto la pioggia è aumentata tantissimo e le condizioni del mare mi piacevano tanto, però ecco, non c'era proprio modo di riuscire a stare in pesca senza i waders e senza l'abbigliamento giusto. Tuttavia quello che mi dispiace è che le previsioni non ci hanno azzeccato questa volta. Di solito, ecco, mi fido molto delle previsioni meteo, però in questo caso portavano diciamo nuvoloso, misto sole, invece no, c'è stata tanta pioggia con davvero delle piccole burrasche a tratti, e per cui ecco, ho dovuto fare retrofront. Che dire, io ci ho provato, più di questo davvero non si può fare, sicuramente la prossima volta andrà meglio. Un saluto a tutti gli amici del canale, ciao ragazzi, alla prossima.